La carne rossa non fa più male, anzi, fa molto meno male di tantissime altre cose. Questo sembra essere il risultato di uno studio recente, ma sarà vero? Bentornato o bentornata su Healthy Food. Quante volte ti ho detto in passato che mangiare la carne rossa non fa bene e per cui che bisogna limitarne al più possibile il consumo? Secondo però uno studio pubblicato sulla Annals of Internal Medicine un paio di giorni fa, io e tanti altri del settore ti abbiamo detto una cavolata secondo questo studio. Vediamo insieme cosa questo studio dice. Anzi, se vuoi darci un'occhiata, te lo lascio come link nella descrizione del video. Prima di cominciare, ti volevo ricordare di lasciare sempre un pollice in su e di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Ora, se c'è una cosa che ti ho detto sempre è quella di fidarsi della comunità scientifica. Ti devi fidare della comunità scientifica e del metodo scientifico come bandiera della legalità informativa. E questa regola deve valere sempre. E infatti non sono qui a negare questa cosa, ma a difendere la spada tratta. Bene, in ogni caso, cosa dice questo studio? Bene, secondo gli autori dello studio dice che il consumo di carne rossa in realtà non aumenta considerevolmente la possibilità di contrarre dei tumori, ma che anzi il rischio di svilupparne da consumo di carne rosse non processate sia di gran lunga inferiore a quello di altre fonti di possibili cancerogeni, come ad esempio il consumo di alcolici oppure il consumo di fumo. Giusto per ricordarlo, con carne rossa non processata intendo la carne che, a parte la macellazione, non ha ricevuto nessun altro tipo di trattamento, per cui non si tratta di salumi. E mi riferisco non solo alla carne bovina, come carne di manzo o di vitello, ma si intendono tutte quelle carni che provengono da mammiferi, come l'agnello, il cavallo, il puledro, il maiale, il cinghiale, il cervo, e così via. Questo report per cui va nella direzione completamente inversa di tutte le raccomandazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità cerca sempre di dare. Assieme poi a tutte le maggiori entità internazionali, tra l'altro come per esempio il Ministero della Salute qui in Italia o anche la FDA americana o la NHS nel Regno Unito, tutte le linee guida parlano di non più di una porzione di carne rossa a settimana, per cui puoi scofanarti di hamburger e di bistecche d'ora in poi, vero? No. Bene, effettivamente i dati dicono che il 21% dei tumori al colon viene ascritto al consumo di carne rossa, mentre il fumo incide per l'86% del tumore ai polmoni. Il 19% di tutti i tumori viene causato dal tabacco, mentre solo il 3% dal consumo di carne rosse non lavorate. Per cui, guardando questi numeri, sembra che effettivamente le cose non siano così cattive e brutte come le abbiamo sempre pensate e come le pensiamo da qualche anno a questa parte. Però nel solo Regno Unito ne viene fuori che 5.400 casi di tumore al colon sono diagnosticati ogni anno. In Italia, uno studio della Società Italiana di Gastroenterologia ha riscontrato che questo tumore è in vertiginoso aumento nei giovani, molto probabilmente per l'eccessivo consumo magari di carne proveniente dal cosiddetto junk food, il fast food. 500.000 ogni anno negli Stati Uniti e uno studio congiunto in Europa conferma che anche nel vecchio continente il trend è in continuo aumento. Beh, la forchetta di età compresa per questo aumento dei tumori è fra i 20 e i 30 anni. Per cui, anche se l'incidenza delle carni rosse fosse solo una piccola percentuale di quelle che provocano altre sostanze, comunque di danno ne fa. Ma il concetto, secondo me, è un altro, e te lo spiego a breve. Però prima di continuare ti volevo ricordare che mi trovi su tutti i social networks. Mi trovi presente su Facebook, su Instagram e su Twitter, e se questi contenuti ti piacciono, per favore condividili per farmi crescere e portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Bene, in ogni caso, se mi segui da un po', sai benissimo che la cosa non è proprio così semplice come sembra. Sia le metodologie di studio che il fatto che un articolo scientifico possa più o meno confermare e confutare le tesi che fino a un certo punto sono confermate non possono essere messe in discussione da un singolo ed unico studio, isolato da tutto il contesto. È ovvio che se alcuni studiosi sono venuti a capo di questi risultati, sicuramente è stata portata una metodologia e si dovrà fare un ulteriore approfondimento. Si dovranno analizzare nuovamente alcune situazioni, fare ulteriori studi e vedere se questi vengono confermati. Pensaci un attimo. È come se tu salissi su un treno pendolare a Milano. Hai una persona di fianco che lo prende tutte le mattine. Tu invece è la prima volta che prendi Trenord. La persona seduta di fianco a te
ti dice: questo treno è sempre in ritardo e si rompe spesso, almeno 3-4 volte a settimana. Tu ovviamente ti preoccupi, però poi il treno arriva in orario e non si rompe. Per cui credi che quel povero uomo seduto di fianco a te sia semplicemente un lamentone pessimista oppure, peggio ancora, un bugiardo. Ma tu non prendi il treno tutte le mattine, lui sì. Per cui se, come uno specchio, ribalti questa situazione agli studi scientifici e ti metti in quest'ottica di ampio spettro, capisci che anche il discorso della carne rossa si trova in questa situazione. Se in questo contesto ci sono diversi studi che sono arrivati a un determinato risultato, una determinata conclusione, e che, cioè, il tumore all'intestino è quasi sicuramente in stretta correlazione con il consumo eccessivo di carne rossa non lavorata, capisci benissimo che un singolo studio non potrà e non può confutare questa tesi. Mi sembra ovvio che se nell'arco dei prossimi 5, 6 o altri 7 studi si possa confermare che l'incidenza e la pericolosità di mangiare troppa carne rossa, troppe porzioni di carne rossa non faccia così male, bene, allora ci dobbiamo fermare un po' tutti e riflettere su tutto il discorso, magari partendo da zero. Poi, come detto in precedenza, diverse volte non ci sono cibi buoni e cibi cattivi, ma quantità buone e quantità cattive. Sono gli eccessivi consumi che tengono a sbilanciare la naturale omeostasi del nostro organismo. Anche la nostra fettina di manzo alla griglia, accompagnata da una bella insalatona, ha un suo bel perché se non si è vegetariani, ed è qualcosa che anche io di tanto in tanto amo assaporare. Bene, mandami un'email ad info@healthmefood.com oppure lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimenti, se hai dubbi o se hai altre domande su qualsiasi argomento o questo qui. Ascolta anche solo gli audio podcast di questi contenuti su iTunes, su Spreaker e su Spotify. Visita anche il mio sito internet che è www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi ti lascio andare perché si è fatta una certa, come dicono a Roma, però mi è rimasta la cosa più importante da dirti, che come sempre è eat well, live well and smile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!